ventilata crisi al comune di Catanzaro. Io pregherei gli ospiti di restare magari ancora per qualche minuto, perché abbiamo in studio i protagonisti di una iniziativa che si svolgerà a Catanzaro il 16 prossimo. Noi ne parliamo con largo anticipo, perché si tratta di una manifestazione che per la migliore riuscita ha bisogno della partecipazione di tutti noi. Ecco perché abbiamo invitato Tony Schito, che è il cantautore protagonista e soprattutto promotore di questa iniziativa. Lo pregherei di dirci di cosa si tratta. Il 16 dicembre, quindi, stiamo organizzando questa grossa manifestazione che si può dire che ormai ha carattere regionale, manifestazione contro la violenza e il razzismo. Come ormai molti penso che sono al corrente, anche attraverso le radio di alcuni giornali che ne hanno già parlato, e grazie anche a Televideo e Telespazio stesso, che anche al alcuni telegiornali ha già dato notizie, eccetera. La manifestazione è importante perché in un momento così di crisi, in tutto, e la violenza che si è scatenata non soltanto in Germania ma anche in Italia, in altri posti, eccetera, questa destra che sta avanzando e che colpisce ceti e persone molto deboli, eccetera, noi anche della Calabria, insieme io e altri artisti famosi e anche non famosi della Calabria, vogliamo lanciare un messaggio di pace contro tutte le discriminazioni. Quindi la manifestazione si svolgerà il 16 dicembre al Masciari. Le adesioni degli artisti e dei cantanti della Calabria sono numerosissime. Le adesioni, rapidamente li dico anche i nomi, perché sì, penso almeno che almeno di qualcuno, soprattutto in relazione ai partiti politici, mi fa. Ecco, per quanto riguarda appunto le adesioni, mi fa piacere che questa sera ci siamo trovati proprio a pennello della discussione e di aver incontrato i personaggi appunto qui del comune di Catanzaro, perché io innanzitutto devo ringraziare l'assessorato dei servizi sociali, che è stato molto disponibile dal primo momento che abbiamo posto il problema. Poi la quinta circoscrizione, che stiamo attendendo risposta. Speriamo che lo farà in questi giorni, perché entro mercoledì sera noi dobbiamo essere pronti con la manifestazione, perché dobbiamo fare manifesti, stampaggio, eccetera, quindi abbiamo bisogno urgente appunto di sollecitare appunto questi personaggi. Ringraziamo anche la CNA regionale, la Confesercenti provinciale, la Lega delle Cooperative regionale, la Confederazione Italiana Coltivatori, la CISL, la CGL provinciale, questi, e il PDS, Rifondazione Comunista, Centro Culturale Obiettivo Musica, Scuola di Musica San Giuliano, Vittorio Todaro, presidente regionale dell'INPS, e poi la FNL della CGL. Noi abbiamo fatto richiesta a molte persone, personaggi politici, speriamo, associazioni. Che questo appuntamento e soprattutto questo nostro oggi intervento in filo diretto possa sollecitare altre solidarietà e altre vicinanze, certo, a questa manifestazione. Certo, perché questa è una manifestazione importante, che tutti gli artisti calabresi stiamo aderendo gratuitamente a questa iniziativa per far partire anche dalla voce della Calabria, noi artisti, poveri artisti, che viviamo qui in Calabria tra vicende amare, tra politica e mafia, vogliamo anche che dalla Calabria parte una voce appunto di tutti gli artisti. Io un attimo soltanto almeno siamo cito, già sui titoli di coda, quindi stiamo, ci sì, stanno cito sfumando. Soltanto alcuni nomi importanti degli artisti, prego, che parteciperanno. Prego. Come ad esempio Salvatore Emilio Corea, Gianni Aiello, Ulisse, che ritorna a cantare in grande stile, l'Eufrasia, un gruppo di Vibo, Franco Suppa di T.G. Luna, il trombettista famoso, e Milting Experience, un gruppo di Crotone, la compagnia del teatro di Mu, Lillo Zingaropoli, Ettore Capicotto, Giaggia Rubino, Centro Calabrese Solidarietà, Scuola di Teatro Enzo Corea, Laboratorio a Teatro Azione, Ologramma, Sergio Uccello, Zoraima Lomanno, Toselli Band e tanti artisti e tanti cantanti artisti calabresi. Amendolia, grazie anch'io chiaramente, perché chiaramente ho portato sempre avanti un discorso contro la violenza sui problemi dell'emarginazione, per cui
è importante, ecco, stare tutti uniti. Io mi farò vedere lunedì prossimo al Comune, verrò da voi. Mi permetto di aggiungere che sarà protagonista anche il laboratorio teatrale Azione di Catanzaro, sì, e soprattutto con il nostro Mico Amendolia. Sì. Grazie a Tony Schito per questa iniziativa, Concerto contro la violenza e il razzismo, giorno 16 al Teatro Masciari di Catanzaro. Grazie, arrivederci. Volevo presentare loro, va bene.